Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Dark Souls. Allora, come vedete, ho già uppato il falò a massimo livello, così abbiamo le nostre 20 fiaschette che ci serviranno tutte. Adesso ci dirigiamo verso il boss. Questa zona non l'avevamo esplorata tutta, quindi vabbè, soltanto questo piccolo piano. Ci diamo una breve occhiata, ragazzi, e poi buonanotte. Vediamo se ci manca qualche oggettino. Lei cosa vuole fare? Venga. Siete in due, mamma mia che paura. Ah, merda. Andiamo avanti. Dov'è questo? Guarda quello. C'è tipo un'orgia qui che ci vuole. Venite qui subito, subito. Venite dove siete. Brutti figli di puttana. Via. Vai. Che cos'è? Non sai colpirmi da... E io come faccio a salire qui? Non lo so, vaffanculo. Cioè dovrei fare mille mila chilometri. C'è niente qui, controlliamo. Assolutamente no, andiamo avanti. Sì, dovrei salire, cose, cazzate varie. Ma non mi va, ragazzi, troppo noia, lì non c'è niente. Quindi proseguiamo, ragazzi. Vediamo dove dobbiamo andare, anche se io lo so. Quindi avevamo aperto questo shortcut che era utilissimo. Ah, e nello scorso video avevamo trovato anche questo oggettino. Ve lo faccio vedere. Ecco. Che cazzo? Un headshot dall'alto, vabbè. Dettagli. C'è nessuno? No. Avevamo trovato simbolo di avarizia. Testa di mostro che assomiglia a uno scrigno del tesoro. Un tempo un antico dio si narra che... Un tempo, un antico dio, si narra che simboleggi la vergogna inflitta a un clan perduto dal tempo ed esiliato per il peccato di avarizia. Indossandolo si aumenta leggermente l'assorbimento di anime e la scoperta di oggetti, ma si subiscono gli effetti della maledizione del marchiato. In poche parole, se volete guadagnare molte anime, potete indossarlo, però dovete andare incontro al fattore che vi toglie punti vita ogni tot di tempo. Ma comunque andiamo avanti. Adesso qui. Dove sei? Così. Qui c'è uno scrigno. Possiamo aprirlo. Va bene. Ok. Adesso inizia la zona veramente fastidiosa. Tranquilli, questo non è un boss. Andiamo avanti. Ok. Scendiamo da qui. Ci facciamo un giretto. E se ce la faccio oggi proveremo ad affrontare il boss. Allora, qui ci sono questi imboscati, forza. Dai. No, merda. Muorici. Ok, non sono tanto forti, però state attenti a non aggrarne più di 2-3, altrimenti ci arano. Come vedete lì in fondo. Imboscati, qui ce ne sono altri. Dai, salta. Che sei forte. Due colpetti di questa spada e ce li togliamo dalle scatole. Quindi pezzo di titanite blu va benissimo. Adesso aggrediamone uno. Tu vieni qui. Forza. Dovete fare così, ragazzi, altrimenti perderete assolutissimamente troppo tempo. Questa è una parte abbastanza semplice, cioè in questo giardino. Ok, bravissimo. Ok, fuori un altro. Uccidiamo anche quelli. Puff, vieni. Forza. Dai, con velocità. Con velocità, dannazione, vieni. Vieni, dai, dai, dai. Dai che ce la fai. Bravo. Uno. E due. Ci ha dato niente? No, andiamo avanti. Volevi. Uno e due. Con una semplice mossa potete schivarli e buonanotte a tutti. Adesso esploriamo qui. Abbiamo già raccolto l'oggettino che c'era lì. E qui, se non erro, riusciremo a trovare anche un'armatura che ci servirà. Ok, qui non c'è nessuno. Eccolo lì. Cioè, si vedeva. Ok. Sono imboscati appunto per tendervi delle trappole. Uno.
Questa è fatta. Giriamo ancora. Ecco qui. E qui ci dovrebbe essere l'elmo cristallino, armature e bla bla bla. Leggiamo un attimo la descrizione. Elmo di cristallo indossato da un cavaliere ridotto a essere vuoto. Il potere del cristallo aumenta la difesa. Va bene. Bene o male è così. Come vedete è un'armatura abbastanza forte. Non credo si possa upgradare. Poi non lo ricordo più. Ok, lì ce n'è un altro. Andiamo a prendere prima quello imboscato là dietro. Anzi no. Puff, vieni qui. Forza. Dai, dai. Perché il nostro prossimo obiettivo è arrivare in quella zona di cristallo. Come detto sembra abbia la forma di un drago. Vieni. Volevi. Ok. Ah ragazzi, ho dimenticato di dirvi una cosa importante. Allora, in questa zona, per affrontare il boss, è consigliabile avere un tot di oggetti che annullano le maledizioni. Perché il prossimo boss è veramente cattivo e infligge status e maledizione. Ok, qui l'abbiamo fatto. Qui vorrei capire. Bug. Niente di preoccupante. Esploriamo il tutto. Io vi farò vedere come affrontare questa zona in maniera lenta. Dai, dai, da solo. Ok. In una maniera abbastanza lunghetta. Però se, visto che lo scontro col boss sarà fastidiosissimo, e non sto dicendo castronerie, quindi vi consiglio di armarvi di alcuni oggettini. Forza. Ok, sono stato fortunato. Ok, andiamo avanti. Dove sei? Manchi solo tu. Vieni. Ragazzi, questi sono quelli piccoli. Adesso andremo a incontrare quelli grossi. Puff. Uno. E due. Ok. Li sto affrontando adesso appunto per farvi vedere cosa ci aspetta dopo e farvi vedere tutto. Ok, qui non possiamo andare. Adesso dobbiamo andare precisamente qui. Una delle zone che io odio di più. Allora, allora. Come vedete ci sono altri giganti e voi dovete aggrarli in tutti i modi possibili se ci riuscite. Caverna di cristallo, nuova zona, veramente fastidiosa. Perché qui io farò fronte al mio peggior incubo, le cadute. Uno. Ok, eliminateli. Questi sono un po' più tostarelli. E come vedete qui ci sono queste zone molto strette, scivolose, dove la maggior parte di coloro che ci entrano finiscono inevitabilmente per caderci. Adesso io, se ricordo bene, dovrei andare qui. Però non ricordo se c'era una zona segreta. Vabbè, eccola qui. Come vedete ci sono dei cristalli che cadono e si infrangono. Quindi voi dovete, potete passarci da questa zona. Basta fare soltanto così, così. Pup, pup, pup. Ok. Prendiamo questo. Umanità. E poi saltate così. Come vedete si scivola. Qui c'è un'altra farfalla. Non attaccate alla ragazza. Vi aprirebbe soltanto l'ano. E la cosa non è positiva. Qui c'è niente. No. Andiamo avanti. Vediamo se da qui si vede il prossimo mob. Ok. Come vedete lì in fondo, ve lo faccio vedere con l'arco, c'è quel mob. Voglio vedere se riesco ad aggrarlo. Perché... dai, cadi, cadi. Non puoi cadere. Ah no. Ok, stiamo attenti. Facciamo attenzione. Come vedete ci sono delle linee guida tramite... io credo che dritto si possa andare. Ok. Se arrivati qui ragazzi, quello è veramente cattivo. Quindi di sicuro cadrò e creperò in mille modi diversi. Ma io voglio essere più furbo.
me lo voglio portare qui. Qui credo di riuscire ad affrontarlo. Attenzione a questo attacco, è una seccatura totale. Un altro colpo. Ok, sono stato veramente fortunato. Come vedete, ho dovuto dare ben 5 colpi del mio spadone magico, tra virgolette. Adesso dobbiamo andare qui. E si deve cadere, ragazzi, per forza. Ok. Adesso io vorrei dargli un bel colpo in testa a questo. Proviamo? Non è vero, non lo posso fare. Ok, dobbiamo arrivare in fondo, una parola, perché questa è la parte che ci porterà al boss. Voi dovete camminare piano e seguire. Ok. Lì è vuoto, qui ci posso andare. Dai, 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 che ce la facciamo, vai. Yes. Lo so, non raccoglierò tutti gli oggettini perché, ragazzi, sono veramente fastidiosi. Qui ce n'è un altro. Credo sia un oggetto. Sì. Anima di un eroe. Beh, ci vuole coraggio per arrivare fin qui, ragazzi, senza crepare. Io sono stato veramente fortunato. Oh cazzo, si è svegliata la farfalla, ma non ce ne frega niente. E qui invece troveremo dei mob veramente utili, anche se fastidiosi. Ve li faccio vedere. Vedete? Dove sono? Le conchigliette dove sono? Leggi messaggio. Strana creatura avanti, appunto. Dov'è? Eccole lì. Allora, questi mob droppano titaniti scintillanti. Quindi, avendo l'anello d'oro del serpente, potete farmare. È consigliabile farlo dopo il boss. Ed è anche consigliabile uccidere questi mob subito subito. Questi mob sono veramente passi. Aspettate che attacchino. Ok. Droppa niente. Ecco qui. Titanite scintillante. Ok, uccidiamoli un per uno, ragazzi. Fate sempre così. Non abbiate mai fretta di imboscarvi dentro la tana del boss. Perché non c'è nemmeno la nebbia, quindi. Attendete. Fatelo attaccare. Uno, due e tre. Vai così. Ok. Ecco, pietra purificante. Questo è l'oggetto che vi servirà come il pane. Perché il boss infligge uno status di maledizione. Ok, guardate i danni che ci fanno questi mob di cristallo. Rompono veramente i coglioni. Visto che ci sono, leggiamo la descrizione. Pietra color cenere contenente un teschio tesoro segreto di Arstor, conte di Karim. Riduce e spezza le maledizioni accumulate. Gli umani sono inermi con le maledizioni, contro le maledizioni, e possono solo deviarne gli effetti. La pietra purificante non annulla le maledizioni, ma le riceve al posto della vittima. Un tempo la pietra era una persona. Quindi, già dalla descrizione si capisce. Anche perché se questa pietra annullasse veramente la maledizione, il segno maledetto verrebbe portato via, in teoria. Ok, ucciso anche questo. Ho 19 fiaschette. Credo di poter affrontare il boss in tutta tranquillità. Però, come vedete, ragazzi, dovete perderci un po' di tempo con questi mob. Io mi curo. Anche perché ancora ho soltanto le fiaschette a più 2. Uno, due, tre. Ok, ne manca soltanto uno. Mi droppi qualcosa? No. Eppure ci voglio provare un attimino. Dov'è? Anello d'oro del serpente. Puff. Se avete un alto valore di destrezza, potrete anche farvi un arco veramente cattivo e contrastarli. Vediamo se adesso ce l'ha droppato. Apriti. Anche no. Vabbè, dettagli. Ok,
Adesso, per questo boss vorrei utilizzare. Per forza questo devo usare, vediamo. No, utilizzo sempre quello della protezione acciaio. Voglio avere un po' più di difesa, ragazzi. Quindi, scusatemi un attimo. Queste pietre le potete utilizzare per vedere le strade invisibili. In poche parole, sasso che mette una splendida aurea di 7 colori cangianti e raramente un ottavo. La pietra arcobaleno non fa niente di speciale, ma può servire a indicare la via e può essere lasciata cadere negli abissi bui per valutare l'altezza del salto. Se al suo atterraggio produce un forte rumore, allora la caduta è letale. Quindi, in questa zona sono utili. Costano niente queste pietre, però vale la pena provare. Allora, io qui cosa ho? Binocolo. Bombe non le utilizzerò mai. Questa di qui la vorrei tenere, però non mi serve visto che ho tutte quelle fiaschette. E questa di qui. Ok. Adesso andremo ad affrontare il boss. Vediamo se ce la facciamo a primo colpo, anche se ne dubito perché è veramente cattivo. Io una botta di cura me la do sempre. Però questa, dov'era? Benedizione divina la vorrei portare perché in caso di emergenza, buonanotte. Come vedete, qui ci sono queste persone. Sono tutti personaggi dell'online che sono morti contro il boss, ma adesso toccherà a noi. Quindi filmatino. E portatemi fortuna, ragazzi. Ok, questo cristallo deve essere distrutto. È la fonte del potere di Set, il senza scaglie. L'ultimo drago. Ok. Vediamo se riesco a tagliargli la coda perché non l'ho mai fatto. Forza, fatti sotto. C'è uno spettacolo per gli occhi però. Allora, dove devo andare? Eccolo qui. Il nostro obiettivo è arrivare qui. Fare un piccolo taglietto. Puff. E adesso il nostro mob diventa vulnerabile. Il metodo migliore è attaccarlo da dietro. Io voglio vedere se riesco a colpirgli la coda. Ok, stiamo per morire così, via. Curiamoci. Come vedete, quando fa quell'attacco, ragazzi, dovete scappare perché infligge maledizione e buonanotte. Voglio vedere se riesco a colpirgli la coda. Oh cazzo, di nuovo. Via. Non so dove sto andando, maledizione. Ecco perché non riesco mai a tagliargli la coda. Forza, fammi quel raggio, quello che era. A volte si bugga qui, ragazzi, ed è veramente terribile. Mi dia questo, perché adesso faremo una cosetta importante. Beh, non ha senso nemmeno curarsi, quindi via. Merda. Guardate quanto vita toglie quella maledettissima cosa. Merda. Avete visto un mini taglio, non avete visto più la mia immagine perché mi vengono a disturbare. Io voglio attaccarlo di nuovo qui. Via, siamo morti. Curati. Ah, nel momento in cui subite maledizione, voi creperete. Vabbè, dettagli. Ecco perché odio questo boss. Allora, se maledetti i PV vengono dimezzati per eliminare la maledizione, bla bla bla, utilizzare una pietra purificatrice. E noi l'abbiamo.
Come vedete, questo boss non è forte, ma è fastidioso soltanto per questo semplice motivo. Ok, io naturalmente adesso vi farò vedere come arrivare al boss rapidi rapidi. Però prima curiamoci. Cioè, il problema non è il boss in sé. Io volevo tagliargli la coda e quindi mi sono fatto fregare, ma dettagli. Adesso noi ci faremo una breve corsetta, così vedrete come affronto io in velocità tutta questa zona. Abbiamo visto la caverna di cristallo e ci siamo. Ma adesso il problema è ritornare lì e di nuovo rifarci tutte. Vaffanculo, danni da caduta del cazzo. Basta semplicemente correre e stare un po' attenti. Prendete da qui con tranquillità, lasciate perdere tutti i mob. Per arrivare al boss ci vogliono veramente pochi secondi. Si riscende, siamo arrivati di nuovo qui. Non prenderò tutti gli oggetti in questa caverna perché è veramente fastidioso, dai. Ok, andate avanti, evitate questi stupidotti. Cioè, è brutto morire soltanto per una maledizione e questa è la cosa che mi dà fastidio. Cioè, non è che il mob sia forte. Qui ci eravamo passati, che avevamo preso l'oggettino. Andiamo avanti. Ok, sono vivo per miracolo. Andiamo di nuovo da questa parte. Come vedete, non ci vuole tanto. Non credo nemmeno di voler riaffrontare tutti quei mob, anche se ci droppano una cosa veramente importante. Cioè, c'è una piccola passeggiata. Poi riscendiamo da qui. Però io adesso utilizzerò l'anello, quello del serpente, perché voglio ottenere assolutissimamente quelle dannate pietre che ci servono. Ok, come vedete già siamo arrivati. Ucciderò soltanto quei mob. Quelle pietre che ci annullano la maledizione. Adesso il problema qual è? Che si crepa soltanto per quello status, non per altro. Naturalmente taglierò alcune parti, maledizione. Lanciate sempre una freccia, ragazzi, perché altrimenti vi daranno fastidio. E poi ogni volta che registro uno scontro col boss. Ok, fuori uno. Droppami qualcosa. Non titanite. E niente. Ah, seccatura. Togliti, mamma mia, che fastidio. Come che non mi droppi un cazzo? Vabbè, ho perso le anime, ma ragazzi, le anime. Poi qui le farmate a bestia. Vieni. Ok, fate così e vi sbrigate. Dai, droppa. Cioè, non mi stanno droppando un cazzo con 300 di scoperta, porca puttana. Forza. Via. Ok. Guardate quanto vita mi ha tolto questa testa di cazzo. E non mi hanno droppato nemmeno una cazzo di pietra. Vieni qui, testa di minchia, dai. Se non fosse per lo status maledizione, 7 non sarebbe così difficile. Però che io non droppo un cazzo con l'anello del serpente, vaffanculo. Non ho qualcosa per annullare. Riduce il colpo subito, piccolo incremento, bla bla bla. Non ho nemmeno un anello per le maledizioni, vaffanculo. Estende la gittata. No. Voglio fare una cosetta. Utilizziamo questo, l'anello di pietra rossa. In caso siamo in fin di vita, 2-3 colpi e buonanotte. Vedete, già ho fatto 6.000 anime. Qui c'è questa nebbia scura scura scura. Adesso ci riproverò e vediamo cosa ne esce.
Via, vediamo ragazzi. Dovete distruggere sempre qualcosa. Vabbè, allora siete proprio figli di puttana, via. Dai. Ecco, quando non corre il mio personaggio è veramente un coglione. Curati. Ok, andiamo avanti, proviamoci questa volta. Questa volta gli voglio tagliare quella fottutissima coda di merda, anche se perdo, chi se ne frega. Le anime non le raccolgo perché non mi va. Due. Dai, cadi. No, merda, curati. Quando cadete, curatevi subito. Io ho sprecato talmente tante di quelle fiaschette che potete anche colpire la pancia, però io voglio prendere. Cioè, questo punto dove non fa l'attacco, quindi potete anche proteggervi. Merda, ci sono andato proprio in pieno. Via. Curati. Cioè, potrei sconfiggerlo in qualunque momento se solo riuscissi prima a colpirgli quella fottutissima coda. Ah, le mie anime. Dove sono? È la coda centrale, ragazzi. Merda. Volevi. Aspettate che si incazzi per bene. No, però dai. Voglio raccogliere quella fottutissima coda. Vabbè, io lo uccido, ragazzi, vaffanculo. Anzi. No! Ma morici! Ok, ragazzi. Credo di averlo sconfitto, anche se sono morto. A questo punto, ragazzi. E infatti. Sconfiggi Sertil senza scaglie. Vabbè. Dettagli. Quindi, adesso, cosa voglio fare? Una cosa semplice, semplice. Voglio andare a sbloccare il falò che c'è lì in fondo. Anche se ho perso le anime, ragazzi, non me ne frega assolutamente un cazzo. Merda. Ecco perché odio. Ma la droppi una fottutissima pietra di merda. Oh, cazzo, vai così. Dov'è? Dammi qua. Ah, ci voleva. Quindi ragazzi, armatevi di pazienza. Se volete ottenere lo spadone dovete tagliare quella coda. Vieni. Su. Adesso che ho tutta la vita, cos'è? Non fai il furbo? Non fai il furbo? Vieni qui. Vieni qui. Ma non lo fai più il furbetto, brutto figlio. Dammi la titanite scintillante. Vai così. Obbedisci, schiavo di merda. Qui potete droppare all'incirca 10.000 anime, credo. Ok. Uccideteli con velocità e buonanotte. Vai così, via, testa di minchia. Adesso leggeremo anche l'anima, ragazzi, che abbiamo droppato. Perché? Oh, vieni qua. No, merda. Merda. Guarda, in tre sono, in tre. Un attimino, ragazzi, momenti di panico, via. Fuga strategica subito. Volevi fottermi un attimino. Vieni qui, brutto figlio di puttana. Via. Volevi. Volevi. Merda. Curatevi sempre, perché questi figli di puttana possono uccidervi in un colpo. Ma anche io. Telecamera, telecamera. Ok, ce l'abbiamo fatta. Droppatemi cose, figli di troia. Però questa zona, ragazzi. Strana creatura avanti, non mi hanno droppato niente, vabbè. Questa zona, ragazzi, cercate di farla il prima possibile. Cioè, toglietevela subito dalla scatola, insieme alla prossima. Perché adesso farò le zone più difficili, almeno per me. Così siete a posto. Adesso leggiamo la descrizione di quella benedettissima anima.
Dov'è? Non mi dite, mi devo rifare tutto il boss. Allora niente. Non lo so dov'è l'anima del Lord. E non mi dite che devo rifarmi il boss. Cioè, non credo proprio. Ah, ho recuperato tutte le mie anime per giunta. Però non riesco a capire dove si trova l'anima. Segno di Smaug, di un eroe, binocolo. Andiamoci con... Ah, ecco, sono stato stupido. Fra anima, anima Lord tramandata. Anima di Setir senza scaglie, frammento di un'anima dei Lord, scoperta all'alba dell'era del fuoco. Setir si alleò con Lord Gwyn tradendo i draghi e per questo venne ricompensato con un ducato, un titolo nobiliare e un frammento di una grande anima, anche se parzialmente può saziare il ricettacolo dei Lord. Quindi questa non è un'anima completa. Gli venne donata da Gwyn perché lui tradì tutta la sua stirpe. E adesso accendiamo il falò. Ah, perfetto. Avanziamo di livello. Destrezza, questo, questo, questo. E basta. Perfetto. Ripariamo tutto. E terminiamo questo video. È stato abbastanza proficuo. Cioè, pensavo di dividerlo in due parti. In che senso? Fare la caverna di cristallo tutte un video a parte e poi fare anche il boss. Ma comunque, quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra, lasciate un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!